Roberta Bruzzone. Ma intanto la Pisanò ha confermato tutto quello che già aveva affermato in fase indagine preliminare. Credo che il valore della sua testimonianza non vada tanto pesato in relazione a questa frase, ma nel dipingere in maniera comunque abbastanza ampia e dettagliata un contesto entro cui anche che parte proprio dal giorno del delitto, perché la Pisanò era in casa proprio la mattina, l'ultima mattina di vita di Sara. Questo effettivamente ha dato una connotazione a quello che è accaduto in quel periodo, fino ad arrivare alla famosa sera dell'ottobre in cui Michele Misseri venne arrestato e di fatto indicò dove era il corpo di Sara. Quindi, ripeto, la Pisanò è sicuramente un test importante, ma non solo e non tanto per questa affermazione, ma quanto per il quadro molto più ampio che ha saputo dare. Non ultima la sua testimonianza in termini di importanza in relazione a quanto detto dalla figlia, quindi da Vanessa Cerra, che a breve verrà sentita in dibattimento in relazione alla famosa testimonianza. Forse uno degli aspetti più controversi del processo sia la testimonianza di Giovanni Bucolieri, il fioraio, insomma. Fuori di sé dal dolore. Ma a me sembra che il tenore delle testimonianze, proprio dal dibattimento, perché lo seguiamo anche noi, siano un tantinello più complesse rispetto a quanto l'ha presentato. E quella sera al pub, comunque, i riferimenti di Sabrina nei confronti di Sara erano tutt'altro che un monito da insomma, superficiale. C'è stata dell'aggressività, c'è una frase assolutamente brutta che è "per due coccole si vende", che non è esattamente un rimprovero tipico che si fa alla ragazzina, insomma, alla cuginetta minore. Chiaro che c'era un clima di ostilità e questo viene poi trascritto fedelmente anche nel diario di Sara. Quindi Ecco, a queste questo sono proposito, circostanze avvocato, perché assolutamente Sabrina assodate. dice Ma al di là, però stai pensando che forse ricordiamo proprio... anche Faccio un col telefono passaggio. mio, chiamo Sì, col ma telefono ricordiamo anche un mio. passaggio della deposizione di Ivano Russo in dibattimento, che definisce, che lui dice chiaramente che considerava Sara una sorellina. Beh, sparisce comunque una ragazzina con cui stai avendo un rapporto affettivo senza nulla avanzare di Sì, non ombre o morboso. malizia. Questa ragazzina scompare misteriosamente un pomeriggio d'estate, una telefonata che una non la sprechi? Di Ma per carità, procedura ci penale sono delle italiano. informazioni, ci Questo sono è delle quello che informazioni io porto che avanti. sono al vaglio del dibattimento. Esattamente. Vedremo quale peso Quando verrà data a questa circostanza, Quando che dobbiamo è abbastanza Sandra suggestiva. Santoro e andiamo a Salvatore Parolisi, un'altra storia che non finisce di portare delle novità e quindi di alimentare anche delle polemiche. Come ho accennato all'inizio della trasmissione, la famiglia Rea, costituitasi parte civile, quindi diciamo in difesa della memoria di Melania, ha visto, perché non era stato nascosto, era in casa di Melania, un altro No, è computer. a casa dei genitori di Melania, somma Vesuviana era. Sì, a casa di, Sì. scusa, a casa di Melania, diciamo la casa paterna, insomma. Però voglio dire, finora nessuno l'aveva guardato, cosa strana però, perché non l'avevano guardato, non l'avevano guardato. L'hanno guardato e qui ci sono, secondo la parte civile, e qui ci sono, no, tanto ci sono delle foto, questo è un fatto, che ci siano, e ci sono anche le foto un po' scabrose, questo è un fatto. Secondo la parte civile ci sarebbero le tracce anche di quel contatto diretto, attivo con un qualche transessuale che invece la difesa di Parolisi ha sempre negato. Vediamo un momento il servizio di Cristiana Lodi e di Giulio Menenti. Spunta un computer misterioso e che i carabinieri non hanno mai sequestrato. Era nella stanza di Melania, a casa dei genitori, a Somma Vesuviana, custodito in un armadio. I consulenti della famiglia Rea lo hanno esaminato, scoprendo che Salvatore Parolisi da quel PC ha cliccato i siti dei trans fino al 4 luglio 2011, 2 settimane prima di essere arrestato. Si sospetta che il marito di Melania, nei giorni in cui dormiva a casa dei suoceri, abbia tentato di cancellare le tracce informatiche lasciate in precedenza per poi riporre il computer nell'armadio. Proprio nelle scorse settimane il consulente della difesa aveva consegnato ai giudici una relazione nella quale escludeva nella maniera più assoluta che il caporale avesse mai chattato con i transessuali, contrastando così quanto avevano concluso le indagini dei carabinieri del ROS. Corpo a corpo è l'indirizzo che Salvatore avrebbe aperto per i suoi contatti a Luci Rosse, fino a 15 giorni prima di finire in cella. I consulenti di parte civile sono riusciti anche a stabilire che il primo accesso al sito pornografico con tanto di attivazione risale al 18 gennaio 2008, 3 mesi prima del matrimonio con Melania. E scrive Parolisi sul suo profilo: "Provate a contattarmi in chat, ci conosceremo insieme e se ci sarà feeling ci incontreremo. Ho videocamera, foto e tutto ciò che mi chiederete."
Tra le preferenze di corpo a corpo ci sono bisex, coppie, trans, trav, schiave, lesbiche. Ciao, un bacio a tutti coloro che mi scriveranno. Saluta così corpo a corpo. Nella memoria del computer ritrovato sarebbe ancora contenuta la lista di soggetti in stato di amicizia attiva, nonostante Salvatore abbia cercato di bloccare tutte le conversazioni. L'accusa non esclude che Melania, oltre ai tradimenti del marito con la soldatessa Ludovica Perrone, possa avere scoperto anche queste relazioni ambigue e che qui vada cercato il movente del delitto. La relazione sul PC sarà depositata al Tribunale di Teramo, dove il 30 maggio si tornerà in aula per il processo con rito abbreviato. Intanto venerdì comincerà il lavoro dei periti per stabilire la dinamica del delitto e l'ora della morte, come chiesto dalla difesa dell'imputato. I risultati saranno discussi nell'udienza del 13 luglio. Allora, Roberta Bruzzone qui cambia ruolo e perché è consulente della famiglia Rea, quindi sì. è la parte opposta a Salvatore Parolisi. Come mai questo computer è stato lì e nessuno se n'era accorto? Noi abbiamo fatto una ricerca un po' più approfondita, trovando dei riscontri su questo sito di incontri sessuali che abbiamo chiaramente acquisito. Questo è l'iscrizione. Incontri sessuali in rete. I via chat, sì, virtuali, nel senso. Vale, sì. Virtuali. Dove appunto il video ha mostrato chiaramente sia le preferenze indicate dall'account corpo a corpo che le foto di Salvatore messe a disposizione di questo account. Non è solo quella, ce ne sono delle altre più esplicite. E poi ci sono tutta una serie di inviti chiaramente a tipologie specifiche, ossia transessuali, travestiti, schiavi sessuali e compagnia cantando, dove lui ha digitato quell'invito. E l'invito era contattarlo su Messenger all'account corpo a corpo, che è quello poi analizzato anche dalla difesa di Parolisi. Allora, che abbiamo fatto noi? Siccome era un annuncio del gennaio 2008, quindi precedente al matrimonio, da cui emergono chiaramente insomma delle tendenze abbastanza precise, allora abbiamo detto, ma ha avuto altri computer nel periodo precedente e quant'altro? La famiglia ha detto, beh sì, in effetti c'è un altro computer che lui utilizzava precedentemente a quello in sequestro, e però l'aveva dato, ci chattava anche Melania, cioè lo usava anche Melania, l'aveva dato alla famiglia di lei perché era nata la bambina, così si mantenevano in contatto via chat, no? Siccome i genitori di Melania non avevano il computer, gli avevano passato questo, diciamo, il computer vecchio, il portatile vecchio, per cui ce l'avevano a casa. Solo che la famiglia Rea, dopo la morte di Melania, ovviamente non ha mai più utilizzato il computer. Nell'analizzarlo, ovviamente abbiamo molte più informazioni che mettiamo chiaramente a disposizione, noi consegneremo una relazione tecnica su questo punto a breve, e abbiamo trovato l'ultimo accesso all'account di corpo a corpo il 4 luglio, quindi 2011, per cui 15 giorni prima, se non sbaglio l'arresto è il 19 di luglio che viene, no? In quell'attività la cosa però peculiare è questo: la famiglia quel computer non lo teneva a disposizione, era riposto in un armadio, non era nascosto, era però dentro un armadio, chiaramente lui sapeva, e in quel periodo stava spesso a casa dei genitori di Melania, anche perché loro avevano la bambina per aiutarle e quant'altro, per cui la cosa peculiare è che c'è stato questo accesso, questo computer è stato utilizzato, è entrato dentro l'account corpo a corpo, ha fatto attività in questo account che dettaglieremo nella relazione tecnica, e attraverso questo computer abbiamo analizzato anche lì comunque il database dei contatti, la lista contatti di questo account, che evidentemente è precedente alla bonifica che lui ha effettuato sull'altro computer, e quindi abbiamo trovato traccia di contatti con molti degli account, degli indirizzi che risultano bloccati sulla consulenza di Reale della difesa. Ma invece noi ce l'abbiamo invece come amicizie piene, gli stessi identici account, gli stessi identici indirizzi. Per cui da lì effettivamente l'elemento è abbastanza peculiare. Da questo computer saltano fuori tutta una serie di attività di Salvatore Parolisi, anche molto precedenti, diciamo, all'epoca del delitto, che confermano invece, ahimè, allora, questo tipo di comportamento. Vogliamo dire, indipendentemente dai giudizi che saranno dati, che questo poi non c'entra niente con l'omicidio. Ricordo il caso di Stasi, giovane che è stato assolto, Accusato di aver ucciso Chiara, è stato condannato per detenzione materiale pedopornografico, è stato assolto in primo grado e in appello dall'accusa di omicidio. Quindi questo con l'omicidio non c'entra niente. Attenzione, il punto non è in relazione all'omicidio, è stata consegnata una difesa. Vi batterete con la difesa, no, che sostiene, dice, ma noi mai c'era ci sono state... un negare a prescindere qualunque tipo di contatto con quel tipo di soggetti con quelle caratteristiche. Noi abbiamo trovato riscontri di segno opposto in linea con la procura, per cui sono informazioni che sicuramente, ripeto, se verranno considerate quelle della difesa, naturalmente noi abbiamo risposto formalmente con altre indicazioni, che sono chiaramente al vaglio degli inquirenti. Melania Rizzoli,
Allora, 30 secondi all'accusa e 30 alla difesa. L'accusa, voi dite, sostanzialmente non è stato noi un abbiamo, bacio, allora, ma potrebbe essere. Noi abbiamo ricostruito fedelmente quello che lui racconta di aver fatto quel pomeriggio con Melania. E in base a quello che lui racconta, la persistenza del suo DNA non è assolutamente coerente con quello che lui racconta. Dopodiché abbiamo fatto una sperimentazione e questi sono gli esiti. La persistenza non dura, comunque non arriva a 2 minuti. E lo studio inglese addirittura la stima comunque in un periodo temporale. Potrebbe averla... Secondo noi quel DNA lì non ci è arrivato tramite un bacio, ovviamente nella nostra ricostruzione, ma durante una delle fasi una fase dell'aggressione, e quell'elemento dal nostro punto di vista lo colloca sulla scena del crimine. Allora,